saluto cordialissimo da Osvaldo Bevilacqua. Oggi prima puntata e quindi primo viaggio di Sereno Variabile nell'estate 2009. Ogni sabato, subito dopo il TG2 delle 13, saremo con voi. Per questo primo approdo abbiamo scelto un arcipelago, anzi un parco marino, che è il più esteso, il più grande d'Europa. Questa che vedete è un'isola e passa per essere la più selvaggia o tra le più selvagge del Mediterraneo. Vogliamo raccontarvi questi scenari non dalla superficie, ma da sotto, dai fondali che sono straordinari e vi assicuro unici. Intanto saranno in molti a domandarsi, sì, ma dove state? Dov'è oggi Sereno Variabile? Giustissimo, chi ha seguito il TG2 poco fa è informato, per gli altri diciamo che siamo nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, quindi provincia di Livorno, e questa è l'isola di Capaia. Qui è possibile fare delle escursioni attorno a Capaia? È possibile sia fare le giri dell'isola accompagnati da delle barche o da dei gommoni, è possibile anche fare, e quindi si parla nel nostro campo, immersioni, quindi escursioni. Raggiungeremo gli amici subacquei. Esatto. Quanto, diciamo come perimetro, quanti circa 27 chilometri. 27 chilometri? 27 chilometri, 12 miglia facendo punta a punta, mentre se si fa tutto il periplo dell'isola sono 27 chilometri. Quanto dura il periplo? Facendo delle piccole soste, anche con dei bagni, si parla di 2 ore. Chiaramente il bagno si può fare solamente in una zona non di riserva integrale, perché lì è interdetto ogni tipo di attività. Invece si può fare il bagno in una delle tante calette, ci sono anche delle spiaggettine. Sì, è un'isola molto selvaggia. Stiamo per raggiungere i subacquei. Franco, buona estate. Grazie. Qual è la particolarità di questi fondali? Ma diciamo, a differenza di tutte le altre isole, perciò Gorgona, Giglio, L'Elba, Giannutri e tutto l'arcipelago, questi fondali sono più caldi, l'acqua è più calda degli altri mari e addirittura non c'è termoclima. Cioè questa è un'unicità di questo posto, di conseguenza ci sono molti più pesci. Che tipo? Passo. Patentici, pesci di passo, pesci di buca, cernie. Fino a quando è possibile venire qui a fare immersione? Ma qui noi ci mangiamo tutto l'anno. Questa è un'isola, perciò se il mare è mosso da una parte è calmo dall'altra, perciò questo è un vantaggio che ci abbiamo. Come si vive qua l'inverno? Saranno 100-150 persone che vivono sì, qui? 30-40 famiglie, il bello è che qui fai 20 metri per casa dell'altro, perciò sei sempre a cena da un amico. Perché consiglierebbe Capraia per una vacanza più o meno lunga? Ma la consiglio innanzitutto perché a differenza dei mari tropicali, questo è molto tropicale come mare, perciò oltre ad essere caldo è pieno di vita. Ci arrivi in 2 ore e mezza con la nave da Livorno e di conseguenza è una tappa che non si può perdere. Lei di dov'è? Di Torino. Sta qui per corsi oppure perché viene spesso? Vengo qua da 15 anni, mi sono innamorata dell'isola nel 95, sono venuta tutte le estati fino ai miei 20-22 anni, adesso ho anche il brevetto e loro mi portano in giro a vedere tutti i fondali che sono meravigliosi. Grazie, buon proseguimento. Grazie a voi. Capraia è l'unica isola dell'arcipelago toscano di origine vulcanica. Infatti circa 9 milioni e mezzo di anni fa, proprio qui, su questa parte di Tirreno, si produsse una faglia. Fuoriuscì
del magma nacque praticamente un vulcano. 4 milioni di anni dopo, uno spaventoso sisma provocò il collassamento della parte occidentale dell'isola ed emerse un piccolo vulcano che con le sue colate si collegò al resto dell'isola. È un luogo, questo in particolare, dell'isola di Caparaia, che richiama migliaia e migliaia di turisti, di curiosi, ma soprattutto di scienziati. E qui nel porto di Caparaia un momento di vita quotidiana anche estivo. Ecco, la cosa che ci ha un po' sorpreso, per la quale siamo venuti qui, è questa scenetta dove i farmacisti stanno tranquilli. Ma che fate? Prendete il sole? Ah sì. Senta, dottore, ma qui che ricette fa lei? Anche ricette gastronomiche? Ma d'estate c'è, faccio di tutto, perché ho le richieste più impensate. Quindi diciamo un primo soccorso prima di mandarli alla guardia medica, insomma capita di tutto. Che suggerimenti ecco darebbe a chi viene su un'isola per essere tranquilli? Diciamo dal punto di vista mio medico siamo tranquilli, c'è la farmacia, c'è sempre la guardia medica, c'è un elicottero per le urgenze. Ah, quindi c'è un elicottero a quindi disposizione. Quindi no, ci sono problemi. Ma una ricetta gastronomica chi ce la dà qui? Il pescatore? Bisogna andare agli esperti del settore. Che sono eccezionali. Mi dicono che c'è un pescatore da queste parti? Sono tanti pescatori. Ci vado subito. Buon proseguimento, abbronzatevi bene. Lei già abbronzato. Arrivederci. Quanti sono i pescatori? Attualmente siamo circa 5 imbarcazioni. Noi siamo una piccola cooperativa che si è un po' trasformata da pescatori professionisti anche ad allevatori. A giugno cosa si prende? Cosa si pesca? A giugno si pesca le granseole. Queste sì. Come sono di dimensioni nella norma? Sì, queste sono animali piuttosto grossi, si pescano solo in questo periodo dell'anno. Vacanze a Caparaia. Ah, eccezionali le vacanze a Caparaia. Per chi ama il mare, ama un'isola come questa, sono eccezionali, è un'isola incontaminata, lontana dalla costa e da ogni tipo di fabbrica, circa 70 km, quindi lo consiglio a tutti. Grazie, buon proseguimento. Diverse le origini del nome Caparaia, vengono subito in mente le capre. E a proposito di capre, è vera questa notizia, lei che è a contatto con le capre, che non prenderebbero alcune malattie? Sì, specialmente il tumore, dicono che è l'unico animale terrestre insieme allo squalo bianco. E il mio latte è di un allevamento allo stato brado, è fatto tutto il formaggio, è fatto a latte crudo. Qual è il sapore diverso, i profumi? È proprio perché il mio latte, noi siamo cosa si mangia, e qui mangiano la macchia mediterranea, un'isola incontaminata, per cui... Ma i turisti che vengono qui a Caparaia possono venire da lei ad acquistare? Sì, cioè sì, è l'unico che fa questo prodotto. Sono prodotto tipico della regione toscana. Che differenza toscana. C'è? Cioè, una è la classica caciotta toscana e l'altra è un altro metodo, un metodo francese, tipo roccoforti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. La zuppa di pesce, a proposito di pesce, capraiese. Quindi dell'isola di Caparaia, in che cosa si differenzia? Allora, una zuppa rossa composta di due piatti, un brodo di pesce dove è stato cotto tutto questo pesce che vediamo qua, questo è un cappone, scampo, gambero, calamaro, frutti di mare, la base è una cipolla o scalogno con l'olio e rosmarino, tanto rosmarino che abbiamo questo rosmarino in Caparaia è molto profumato. Viene fatta cuocere tanto la cipolla, poi viene messo il polpo come base, dopodiché sfumata di vino, pomodoro, passata di pomodoro e poi ci vengono messi a cuocere sopra tutti questi altri ingredienti, scampi, gamberi, il calamaro e poi alla fine le cozze e le vongole. Si sfuma con il vino rosso e si abbina anche con il vino rosso o rosato. È una ricetta che qua noi facciamo da una cinquantina di anni, la possiamo introdurre come uno dei piatti tipici perché insomma 50 anni non sono pochi. E buon appetito anche a voi, a Caparaia, vediamo per chi vorrà decidere di trascorrere qui un periodo di vacanza, si può tornare sia nei tradizionali alberghi, ce ne sono pochissimi naturalmente, pensioni, però anche
c'è un campeggio, anche in appartamenti privati, sono numerosi. E poi agriturismo, come scoprire l'isola per esempio a piedi, in bicicletta? Capraia è il cuore selvaggio di questo parco nazionale, e ci sono dei bellissimi sentieri che si snodano sull'isola, tutti da fare naturalmente a piedi, lungo costa, proprio nell'interno, in una macchia mediterranea molto rigogliosa, molto simile al dito della Corsica. Vivere in pochi su un'isola d'inverno. È bellissimo, a Capraia ci sono nata, ci sono rimasta per scelta. E perché vivere in un'isola è sempre comunque un'esperienza unica, non dobbiamo pensare a una vita di solitudine, perché comunque la comunità è viva, è presente, e comunque poi abbiamo tanti turisti, ospiti che ci vengono a trovare, gente che ha scelto di comprarci una casa, che l'ha scelto come posto ideale dove passare le vacanze. Che carattere hanno i capraiesi? È un po' isolani, un po' scorbutici, un po' sembrano un po' così indifferenti, ma invece no, sono attenti e simpatici. Toscani? Le isole sono un po' degli scogli in mezzo al mare, perciò siamo capraiesi. Un po' toscani, un po' di altre isole, capraiesi. Per uno che viene da fuori e che conosce comunque quest'isola, c'è veramente questo innamoramento? Sì, l'isola è uno degli esempi di natura selvaggia più incontaminata dell'intero Mediterraneo, non dell'arcipelago toscano, dell'intero Mediterraneo. Vuoi per l'isolamento, che è dovuto al fatto che i collegamenti sono abbastanza ridotti, ma vuoi anche perché l'isola è aspra e selvaggia, è un'isola vulcanica, difficile da attraversare, c'è una viabilità abbastanza limitata, quindi l'isola presenta delle caratteristiche straordinarie per l'amante della natura, dell'ambiente in generale. Qualcuno ha detto è un'isola per la famiglia, qualcuno ha detto no, non va bene per i bambini. Tutte e due, va benissimo per le famiglie, perché comunque non ha nessun limite per le famiglie, nessun tipo di limite, ma al tempo stesso va bene anche per quella persona che vuole un'isola difficile, che non vuole semplicemente l'agio di una spiaggia grande e attrezzata, ma magari deve andarsi a cercare la caletta suggestiva ma inimitabile. Capraia è un qualcosa che ti ritempa. Siamo per lasciare Capraia per raggiungere un'altra straordinaria, splendida isola del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.